Ciao ragazzi, non dico buongiorno, altrimenti lo dico troppe volte buongiorno. Il ragazzo va a Napoli per 38 milioni, stanno completando gli ultimi dettagli. Per come la vedo io, lo dico senza sapere nulla, però confermo poi alla fine quello che ho sempre detto. Ah, tra l'altro, le puttanate che vengono dette. Voi lo sapete, per noi Oaktree è di passaggio e per noi l'Inter verrà ceduta ai sauditi, ma non, per favore non associateci a certi personaggi che non sanno nulla, che dicono di chiudere il canale, poi non lo chiudono, che spara il Zhang, CEO di Aramco, passaggio quote già fatto quando non è vero, cioè non associateci a quei cialtroni, a quella gentaglia, noi non vogliamo essere associati perché non sanno nulla, non sanno nulla. E se uno dice di chiudere il canale, deve avere i coglioni di chiudere il canale, perché se io lo dico, chiudo il canale, lo chiudo, perché purtroppo di riflesso viene sporcato tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, lavoro fatto per passione, per cuore, con cuore, con grinta, con professionalità. Lo sapete benissimo a cosa alludo. Per quello che riguarda, buongiorno, per come la vedo io, visto che ormai è del Napoli, il signor Beppe Riso ha messo in atto una manovra di disturbo. Fa quell'uscita lui ieri sera per far accettare De Laurentiis alcune modifiche riguardanti soprattutto i diritti d'immagine. Lo sappiamo, uno dei problemi più grandi che ha la gestione De Laurentiis sono proprio i diritti d'immagine, per quanto concerne i giocatori, ovviamente. In più, per far mettere anche una clausola rescissoria che stanno mettendo a 70 milioni dopo, valida, dopo i 3 anni. Quindi, dopo l'intervista di Riso, tra l'altro, dopo il giochino dell'Inter, Manna, De Laurentiis e Buongiorno si sono incontrati e hanno definito tutto. Quindi ragazzi, purtroppo mi dispiace per chi ci credeva. Io non mi sono mai illuso, perché a me Buongiorno piace tantissimo. Sono stato il primo su YouTube a parlare di Buongiorno calciatore, non di Buongiorno mercato. Io sono stato il primo di parlare, sono stato il primo a parlare di Buongiorno calciatore, di questo ragazzo che aveva veramente, che ha le stigmate di Acerbi, anche se ancora non è a livello di Acerbi. Però ora ragazzi, concentratevi, perché vi voglio dire una cosa importante. Concentriamoci. Concentratevi o concentriamoci. Scegli te. Non lo so dov'è il cinese. L'hanno ricongelato. So una sega dov'è il cinese. Ma mi scrivete giusto dov'è il Zhang? Ma so una sega dov'è il Zhang. Ma a parte il cinese. Perché poi ma Cotri è lo stesso mercato. Innanzitutto con Oti non hai ceduto nessuno ad oggi dell'ossatura. Perché con il cinese dovevi cedere per ripianare i 50 milioni, garantito. In più siamo credibili a livello economico, e la cosa non vi dovete scordare, che noi stavamo rischiando il fallimento con i cinesi, cosa che con questi non rischiamo, anche se sono di passaggio. Quello che vi voglio dire, ditemi quando siete pronti. Con la radio accesa, la televisione, ditemi quando siete pronti. Allora, secondo qualcuno, l'Inter avrebbe disponibili 38 milioni di euro, giusto? Per un centrale difensivo, perché ci siamo inseriti per Buongiorno, giusto? Quindi noi abbiamo 38 milioni di euro, perché quello lo pagherà il Napoli per un centrale difensivo. Ora, senza offendere i tifosi del Napoli, che io non voglio offendere nessuno, ma secondo voi, punto primo, secondo voi, cioè, se l'Inter offriva 38 milioni, Buongiorno sceglieva il Napoli? Anzi, o per meglio dire, Buongiorno andava a Napoli. Con il cazzo andava a Napoli se l'Inter metteva quella cifra lì. Veniva all'Inter, non andava a Napoli. Cosa numero due. Quindi, riportando sempre quello che stanno dicendo, ad oggi l'Inter ha 38 milioni per un centrale. Vai su un altro centrale,
hai 38 milioni di budget, lo prendi un bel centrale con 38 milioni. Si possono fare 5-6 nomi con 38 milioni di centrali fortissimi, forse anche più forti di Buongiorno. Perché Buongiorno lo hai preso volentieri? Perché è fortissimo, ma può diventare ancora più forte. Ma se abbiamo 38 milioni di budget, seguimi, dov'è il problema a prendere un altro difensore? Lo troviamo in una settimana con tutti quei soldi, un difensore centrale. Vedremo se l'Inter spende quei 40 milioni. Mi sembra tanto la storia di Lukaku. Non sono così convinto che il budget per un centrale sia di 40 milioni. E se mi sbaglio sono contento, attenzione, perché io non faccio calciomercato. È una mia impressione, ma sai com'è? Ogni tanto andando a logica, altro che fonti, c'è bisogno di avere le fonti. Ogni tanto se vai a logica e conosci soprattutto la situazione finanziaria, magari e tu ci indovini, capito come? Quindi c'è anche Schulz del Torino, ma se danno Buongiorno a Napoli, Schulz rimane lì, non te lo danno. Poi anche lui viene da un infortunio importante. Anche quello è un giocatore che costa 25-30 milioni. Ragazzi, i centrali difensivi costano, ma a parte questi discorsi qui, sono contento che l'Inter abbia messo come priorità il centrale, perché Acerbi quest'anno già se può fare panchina qualche partita per me è un miracolo. Poi magari le potesse rigiocare tutte, ma non penso, perché gli acciacchi si sono fatti sentire quest'anno. Ma il fatto che l'Inter abbia messo come priorità un centrale difensivo, io la ritengo una cosa fatta bene e una cosa fatta in maniera oculata e precisa, perché è quello che serve, un centrale difensivo. Quindi abbiamo 38 milioni di budget noi, giusto? Per il centrale difensivo. Vedremo se prenderanno un centrale difensivo, perché Buongiorno va a Napoli, di 38-40 milioni. Ma magari stappo la bottiglia. Quindi, siccome ci sono difensori centrali, qualcuno è anche in scadenza, qualcuno potreste averlo anche in prestito, sapranno benissimo Marotta e Ausilio dove andare a parare. Tutto lì. Molto semplice. Sembra che De Vrij vada via, ma da De Vrij non ci tiri fuori 20 milioni. De Vrij va per i 32 anni, se tirano anche... Cioè, in Arabia Saudita non sono pazzi, come qualcuno vuole far credere. Anche perché in Arabia Saudita hanno pagato 15 milioni Brozovic. Non è che arrivano lì, capito? È il posto dei tovaglioli, tirano soldi, cioè ci pensano anche loro. Su De Vrij, se sei fortunato, prendi 8, 9, 10 milioni, non di più. Quindi, di cosa stiamo ragionando? Ciao, Inter!